Buonasera a tutti, pur nella diversità delle posizioni politiche e degli impegni che sono stati assunti con gli elettori, i deputati del gruppo misto della Camera hanno offerto al Presidente della Repubblica la massima collaborazione e disponibilità nella ricerca di una soluzione a questa crisi che è difficile e complessa. Riteniamo che nel rispetto della Costituzione ed essendo una democrazia parlamentare sia il Parlamento il luogo in cui ricercare gli accordi e le soluzioni a questa crisi. Quindi da questo punto di vista abbiamo riconfermato piena disponibilità e collaborazione, ripeto, pur nella diversità che è evidente dei percorsi culturali e politici delle diverse componenti che sono qui tutte rappresentate del gruppo misto. Domande? Se ci sono domande. Sì, perché sennò no, abbiamo scelto l'interlocuzione soltanto del Presidente, poi se ci sono domande da parte vostra rispondo. Ovviamente siamo a disposizione nei tempi ristretti. Sì, anche perché noi difficilmente... Tu mia, no, potreste rispondere. La lingua tedesca è difficile. Sulla posizione della SVP, in questa legislatura, l'ultima settimana è andata per PD, adesso che linea, che partito dice veramente no? Con quale partito mai? In tedesco italiano? Noi in questa fase non parliamo di sì o di no, ma parliamo, aspettiamo contenuti e programmi per poi valutare e per saper valutare se ci sono dei contenuti che noi possiamo condividere e che possiamo, poi tutto da vedere in che misura e in che forma, che possiamo anche appoggiare. Per cui non ci sono preclusioni di sorta in questa fase. Approfitto l'occasione, es gibt für die SVP derzeit keine prinzipiellen Standpunkte oder keine Justamentstandpunkte. Wir sind in Erwartung von Programmen und von Inhalten und anhand dieser Programme und Inhalte werden wir dann die Positionen abwägen und auch die Möglichkeiten abwägen, ob wir zu bestimmten Fragen hier unterstützend dabei sein können, ob wir hier bestimmte Bereiche und Fragen mittragen können oder nicht. Aber diese Programme und Inhalte gibt es noch nicht, deswegen sind wir derzeit in einer Erwartungshaltung. Danke, grazie. Una domanda al Presidente Lupi, Giovanna Reanda, Radio Radicale. Voi che cosa pensate di fare? Nel senso, l'appoggio lo darete a prescindere, anche voi certo sempre partendo dai programmi, però e soprattutto che situazione interna avete visto appunto le ultime novità? Abbiamo espresso esattamente questa posizione al Presidente della Repubblica. La componente Noi con l'Italia è stata eletta nella coalizione di centrodestra e ha ribadito al Presidente della Repubblica che la coalizione di centrodestra ha la maggioranza relativa alla Camera dei Deputati e al Senato. È evidente che è una maggioranza relativa e quindi siamo in una democrazia parlamentare e il compito è quello di cercare una maggioranza in Parlamento per dare un governo. E noi abbiamo sottolineato che mai come in questo momento sia necessario formare un governo. Per far questo si parte da una maggioranza relativa, ma sui programmi si cerca il consenso, come è giusto che sia e come indispensabile, verso altri. Noi con l'Italia ha ribadito che in questo momento porre veti credo che sia la condizione peggiore per cercare di rispondere al compito che ci è stato affidato. Siamo stati eletti in una democrazia parlamentare e quindi oggi per tutti i partiti e i gruppi parlamentari il compito è di allargare la maggioranza, perché l'attuale, ognuno di noi, la coalizione di centrodestra che ha la maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle che è il primo partito ma non ha la maggioranza relativa, da sola non fa il governo. E quindi Noi con l'Italia sottolinea la disponibilità nella coalizione di centrodestra a attivarsi perché un governo ci sia, un governo su un programma fondamentale e che si apre e che cerca la convergenza ad altri, senza veti, non ci piacciono i veti che sono stati posti da parte di chi veti non ne può porre, semplicemente perché nessuno di noi può porre veti.
non avendo una maggioranza che, per, assoluta che permetta di avere in Parlamento i numeri per fare il governo. Vai. Vai. Grazie. Sono Enrico Lucci di Nemo. Voi siete il gruppo misto, giusto? Quindi già siete sei e ognuno di voi ha una sua posizione, no? E siete andati da Mattarella, che già ha tanti problemi per pensare a una soluzione, gli avete incasinato ulteriormente tutte le carte in tavola. Esattamente già il contrario. Cioè? Sono state offerte diversi punti di vista che sono stati apprezzati dal Presidente nello spirito costruttivo. Sicuramente, però già voi sei, ognuno va per la strada sua. Quello, non so, secondo me si è incasinato ancora di più tutto. Credo quanto che non siamo noi l'origine dei problemi in questo momento. No, voi no, però ci avete messo del vostro. Sì, buonasera, no scusate, io volevo Tifani chiedere questo. Dire qualcosa? No. Vabbè, intanto prego. Poi dopo magari. Prego. Anche lei. No, volevo chiedere, siccome ecco prima per esempio il gruppo misto del Senato è uscito, anche lì ci sono tante anime, e ha detto, cioè nel senso Leo ha detto noi siamo disponibili per esempio sui programmi a parlare non col centrodestra ma con i 5 Stelle, volevo sapere se all'interno del gruppo misto vostro, Camera, che è altrettanto vario, è veramente misto, se ci sono posizioni che si differenziano, cioè se qualcuno dice no per esempio al centrodestra, se qualcuno di voi dice sì alle 5 Stelle, scusate. Sì, intanto buongiorno a tutte e tutti. Voglio prima fare una chiosa alla domanda del suo collega, poi arrivo a rispondere alla sua. È vero che siamo diverse forze, siamo stati anche eletti in condizioni diverse, chi in un'alleanza, chi in un'altra alleanza, chi da solo, come nel caso di Liberi Uguali. Però mi preme di dire che tutte le forze qui presenti, nell'esporre la propria prospettiva sulla soluzione necessaria da dare al Paese come un governo e un programma, hanno inteso, come dire, porsi in maniera costruttiva. Questo mi sento di dirlo e credo che anche questo si possa dire che è stato apprezzato. Per quello che riguarda Liberi Uguali, io ripeto quelle che sono le nostre opinioni. La prima, bisogna dare un governo al Paese perché lo chiedono gli elettori. Il voto è stato un voto di grande richiesta di cambiamento. Di fronte a una richiesta di grande cambiamento, se il sistema politico e i partiti non sono in condizione di dare una risposta che può avvenire solo con un programma che raccolga questa domanda di cambiamento e con un accordo politico che in un sistema sostanzialmente proporzionale è inevitabile, perché non siamo più in una logica maggioritaria in cui uno vinceva e gli altri no. Siamo di fronte a un proporzionale in cui anche chi ha vinto da solo non è in condizione di fare. C'è bisogno di costruire coalizioni. Io suggerisco che le coalizioni si facciano a partire dal programma, perché così deve essere inteso il rapporto di trasparenza tra il mandato che i cittadini ti danno e il compito e la responsabilità della politica. Per noi il programma vuol dire un piano di investimenti senza i quali non c'è lavoro, non c'è sviluppo, non c'è ripresa del Mezzogiorno, interventi per ridurre la precarietà del lavoro, interventi su un sistema previdenziale che mostra grandi problemi nel rapporto con la condizione delle persone e investimenti pubblici in scuola, istruzione, ricerca e sanità, perché sono capisaldo non solo dei diritti di cittadinanza e di uguaglianza, ma sono anche occasione che genera occupazione, investimenti, attività di innovazione sui prodotti e sui processi e insieme anche quindi occupazione di qualità. È chiaro che per una formazione di politica come la nostra, che si richiama programmi, valori, sensibilità di sinistra e di centrosinistra, è evidente che l'unico problema che noi avvertiamo è che tra i programmi che noi sosteniamo e i programmi in modo particolare del centrodestra c'è una distanza che renderebbe difficile da parte nostra in Parlamento sostenere programmi e schieramenti che hanno altri valori e altri programmi. Se Di Maio accogliesse queste vostre istanze, voi potreste appoggiare un governo a 5 Stelle? Ma il nostro problema, prima ancora del chi, lo dicevo fino adesso,
riguarda il che cosa? Che cosa una formazione politica, una coalizione si proponga di fare. È chiaro che se noi fossimo in presenza di una coalizione che attorno ai nodi che qui ho esposto, o almeno una parte di quelli, dimostrasse di voler perseguire questioni che riducano le disuguaglianze, che rafforzino i diritti dei lavoratori e dei cittadini e superasse problemi come quelli dell'arretratezza, delle difficoltà dell'occupazione del Mezzogiorno, è chiaro che da parte nostra ci sarebbe un atteggiamento di grande attenzione. Volevo fare la stessa domanda anche al Ministro Lorenzin, per favore. Quindi se voi siete disponibili sui punti a un accordo con tutti oppure se ci sono dei veti da parte della lista Insieme. Noi siamo Civica Popolare più Area Civica, insomma diciamo una noi siamo stati eletti nella coalizione di centrosinistra che ovviamente in questa fase è dal dati degli elettorali è una coalizione minoritaria e però siamo qui con spirito assolutamente costruttivo perché ci rendiamo conto innanzitutto che il Paese ha necessità di un governo. E soprattutto credo che questo primo ragionamento interlocutorio che abbiamo iniziato con il Presidente della Repubblica, ma direi anche tra le forze politiche, ci porta anche a sgombrare il campo da una serie di cose non dette durante questa campagna elettorale. Innanzitutto che noi abbiamo votato con un sistema elettorale che è prettamente proporzionale e quindi abbiamo raccontato in campagna elettorale che ci sarebbe stato un vincitore che non è stata diciamo, informata la popolazione che noi eravamo di fronte invece a un sistema non più maggioritario ma proporzionale. E immagino che ci sono intere generazioni che dal loro primo voto hanno votato sempre con un sistema maggioritario. Oggi invece c'è bisogno di un passaggio in più in cui le forze politiche si confrontano con un nuovo modello elettorale e quindi con un sistema coalizionale. Questo mi sembra che ancora questa polvere stia oscurando il dibattito che è ancora prettamente orientato ad una dinamica elettoralistica e quindi oggi siamo in una fase veramente molto interlocutoria. Ribadisco, noi abbiamo perso le elezioni, questo mi sembra evidente e quindi siamo minoranza. Tu oggi avrai le due grandi forze che sono uscite vincitori che hanno la responsabilità di fronte al Paese, la responsabilità nei confronti dei cittadini di mettersi seduti e provare a creare le condizioni per la realizzazione di un governo il più largamente condiviso. Se vuole sapere quali sono le mie preoccupazioni sono innanzitutto quella della compatibilità col bilancio dello Stato. Noi avremo a breve la presentazione del DEF, poi ci sarà la legge di bilancio nel mesi autunnali, che sarà una legge di bilancio comunque impegnativa e quindi ritengo che anche nell'ottica di una chiarezza nei confronti dei cittadini bisogna ragionare su programmi e su azioni che tengono conto della salvaguardia dei conti pubblici da una parte e dall'altra anche di mantenere, continuare e fare quelle iniziative necessarie alla popolazione italiana per mantenere la ripresa, per cavalcare la ripresa, per riuscire a calarla nella vita quotidiana di tutti i cittadini e soprattutto non definanziare, questo sì una mia preoccupazione molto forte, il Fondo Sanitario Nazionale, sì, che è ma un fondo scusi, che ministro. Necessita di azioni. Noi, come le ho detto... Sì, ma vede compatibile tutto questo anche con un'alleanza con i 5 Stelle? La vede è compatibile con un'alleanza col centrodestra? Oppure con nessuna delle due? Personalmente noi siamo, come le ho detto, in questa fase, in una fase dove ci siamo messi all'opposizione. Dopodiché ora siamo in un elemento iniziale di dibattito, di consultazioni, non è stata fatta nessuna proposta e quindi credo che sia veramente molto prematuro parlare di qualsiasi di questi aspetti. Grazie. Bene.